Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: Elettra Lamborghini esplode, dopo le frasi di Ginevra al GF, adesso ha deciso di far sentire anche la sua voce. È da quando Ginevra Lamborghini è entrata al Grande Fratello VIP che la sua situazione familiare si sta scaldando. Il rapporto burrascoso con la sorella Elettra ha fatto sì che negli ultimi giorni non si parlasse d'altro se non della loro famiglia e delle motivazioni legate al litigio. Durante l'ultima diretta condotta da Alfonso Signorini, Ginevra aveva ricevuto gli auguri da parte del padre, ma a quel punto Elettra, dall'esterno, ha condiviso sui social network la canzone Mal di stomaco di Fabri Fibra che è sembrato a tutti un attacco nemmeno tanto velato alla sorella. A quel punto il gossip è impazzito e nelle scorse ore la cantante ha deciso di scrivere una lunga lettera di sfogo sulle Instagram Stories. A parlare di lei poi è stata anche l'esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha cercato di spiegare quanto Elettra sia una persona riservata e poco propensa a parlare della propria vita privata, motivo per il quale preferisce non dire nulla su ciò che è accaduto con Ginevra. Ma proprio in queste ore è stata lanciata su Twitter una bomba gossip alla quale la cantante ha risposto con un bel mi piace. Se ciò che dice il tweet incriminato fosse vero, spiegherebbe finalmente il perché del comportamento di Elettra. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto. Se io dico: se questa storia che Ginevra abbia registrato un video ad Elettra e poi l'abbia minacciata di venderlo ai giornalisti fosse vera, comprendo pienamente la diffida e l'allontanamento di Elettra, ha raccontato un utente su Twitter, ricevendo un like dalla cantante e showgirl. Qualcun altro nei commenti spiega anche che questa sembrerebbe la versione confermata da Gele, la quale nel corso del GF VIP ha raccontato di averla appresa da amiche in comune con Elettra. Parte del pubblico però si schiera dalla parte di Ginevra e attacca la sorella: sta facendo più show lei con i like e le storie. Che Ginevra, se ne vuoi stare fuori ne stai fuori e invece sta alimentando. Ha anche lei le sue colpe e si vede. Vista la viralità della questione è normale pensare che Alfonso Signorini cercherà di approfittarne cercando in ogni modo di organizzare un confronto in diretta tra le sorelle Lamborghini. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. My heart.